Wow! Visto quanto è bello? E voi, quanto sareste disposti a pagare al ristorante per un risotto così? Eppure è facile facile farlo a casa, partendo da ingredienti svuota frigo assolutamente comuni: asparagi di stagione, bacon, provolone piccante. E che ci vuole, dai, facciamolo insieme. Procuriamoci tutti gli ingredienti che ci servono per preparare il risotto. Cominciamo rendendo croccante il bacon. Aromatizziamolo di spezie a piacere e cuociamolo coperto a microonde per pochi minuti. Bello, vero? Per la crema di asparagi tagliamo a metà gli asparagi cotti in precedenza. Con i gambi più coriacei ci faremo la crema, con quelli più teneri completeremo il risotto e le cime croccanti ci serviranno da guarnizione. Per la crema tagliamo i gambi a tocchetti ed insieme a un po' del loro brodo, dell'olio evo ed altri insaporitori a piacere, frulliamo tutto insieme. Con un passino separiamo la crema dalle fibre e voilà, la crema di asparagi è già pronta. Per la fusione di provolone portiamo a calore 100 g di latte intero con 20 g di burro. A fuoco spento uniamo 150 g di provolone a tocchetti e sciogliamolo con una frusta o una marisa. Se vi sembra poco denso, unite a caldo 10-15 g di amido di mais. Iniziamo a fare il risotto scaldando il brodo di cottura degli asparagi. Soffriggiamo dolcemente in olio evo dello scalogno o del cipollotto. Quindi facciamo tostare il riso Carnaroli fin tanto che assorbirà tutto il fondo. Sfumiamo con il brodo e cuociamo il riso per assorbimento, fino a cottura molto al dente. Uniamo a questo punto la crema e i gambi teneri degli asparagi, aiutandoci con l'ancora del brodo se necessario. A fuoco spento uniamo una parte del bacon croccante e mantechiamo con la fusione di provolone. Serviamo il risotto completandolo con ancora bacon spezzettato, gocce di provolone e le cime croccanti degli asparagi scaldati nel brodo. Che ne dite? Vi piace? A me tantissimo di gusto, con il gioco di sapidità, colori e consistenze diverse. Voi valutate nella bellezza estetica. Avete visto com'è tutto facile così? E che ci vuole con le ricette del prof in cucina?